idratati, vai. Sempre. Allora, vediamo, forse qui c'è un aiuto regista che ci regge un attimo, visto che sono menomato, mi perdoni, ma. Wow, che bello che sia. Mi perdoni, ma ho dovuto. Non posso fare a meno della sua assistenza. Ecco, questi sono i colori. È richiesta un'opera d'arte, un qualsiasi segno che la rappresenti, che ti rappresenta, dai, un segno, un disegno, un numero, una scritta, un nome, qualsiasi cosa. Basta che non sia qualcosa appannabile. No, non è appannabile, sto pensando a cosa potrebbe essere. Un qualcosa che ti rappresenta. Scegli un punto, io dove vuoi. La cosa che più mi rappresenta, sì, è un cuore. Sì. Che è stranamente voluto pure bene, non me l'aspettavo, che è a sua volta colpito da una freccia. Un cuore alato. Prego. Quindi ha delle bellissime ali. Perché viva l'amore sempre. Queste sono, vabbè, così è molto... Sì. Eccoci qua, sì. Ecco, uno, due. È un amore volante praticamente. È un amore volante e dentro ci metto... Vediamo. Ciccio Merrino. Praticamente sei innamorato di te stesso allora. No, il cuore sono io che offro amore a tutti quanti. Ah, ecco, capito? Amore volante, però. Esatto. È giusto chiarirlo. È giusto specificare. Ok, grazie. Dopo quest'opera d'arte, bellissimo. Ok, dopo quest'opera d'arte ti farei qualche domanda. Cioè, è vero che tu sei il pazzo della casa? Non sono il pazzo della casa in realtà, io sono penso quello più calmo della casa. Ah, chi è il più pazzo? Il più pazzo Daniele, credo. Perché? Ci faresti un aneddoto delle follie che fate? Allora, in realtà, parlando sinceramente, quello che fa follie a casa è mio fratello. Ah. Perché ricordo che... Vabbè, ma lui è un regista. La sì, però dipende. Perché la casa vecchia, lui si è messo ha fatto cacca. Ah. Tipo nella veranda fuori, in un vaso. E l'ha chiusa poi. Ha fermentato, quindi capito, capisci bene che poi una persona che caga nelle pizze, abbiamo cacato una pizza di Daniele, gliel'ha data, quindi stiamo parlando di cose un po' eccessive. Poi quindi, non oso chiedere chi ha trovato ovviamente questo dolce regalo. Daniele, perché sì, perché giustamente la pizza, parli della pizza o della cagata che ha lasciato nella casa prima? Ah. Tu parli della pizza o del... No, nel vaso. Nel vaso? L'ha lasciata a fermentare, dopodiché poi qualcuno l'avrà trovata. Penso quelli che stanno adesso in quella casa. Ah, perché era una casa che aveva lasciato? Sì. Mi è sembrato un giusto ricordo, sì, da lasciare. Sì. Comunque un segno si deve lasciare, no? Stamattina con tuo fratello abbiamo parlato, diciamo, del suo rapporto problematico, diciamo così, con Messina. Tu hai avuto le stesse sensazioni? Diciamo che io e mio fratello siamo nati in contesti diversi, perché mentre lui odiava e disprezzava tutto quello che c'era perché nessuno capiva la sua passione, quella di fare i video, il videomaker, no? Io al contrario facevo danza, i miei ballano pure, quindi già ero stato più introdotto in quel mondo, meno odiato, perché comunque a Messina dire faccio il videomaker è un po' tipo ma che cosa stai dicendo? Quindi invece però, la danza è qualcosa che si conosce, che si studia, ci sono delle scuole. Accettata. La il videomaker ancora sono tipo che cos'è, cosa significa, è un lavoro, non è un lavoro. Già il fatto che ci siano le scuole di danza, diciamo, già una grande differenza livello, diciamo, di quello che si percepisce. Assolutamente sì, ma proprio perché la danza già è da tempo che ormai è una cosa che tutti quanti fanno. Una forma d'arte, esatto, conosciuta. Esatto. Anche fare video è una forma d'arte, però purtroppo a me si è ancora riconosciuta non è tanto. Forse non solo a Messina. Esatto. E diciamo che il sud in generale ha ancora difficoltà purtroppo a capire il concetto di videomaker, di lavori come influencer, lavori che non siano per forza manuali. Io amo Messina perché io ho anche degli amici che mi hanno sempre supportato, mi hanno sostenuto, mi hanno sempre amato come amo loro. Quindi per me Messina sono gli amici e la famiglia. Poi il resto è niente. Fondamentalmente però sei d'accordo con il fatto che
a Milano sia più facile fare questo lavoro? Assolutamente sì, 100%. E purtroppo io pensavo, vabbè, lo dicono tutti, però fino a quando non tocco terreno non posso dirlo anch'io. Lo dici subito, però tu lo vedi che là c'è una mentalità talmente avanti che chi vive a Messina ed è abituato a Messina va là, e quando trova delle persone che sono interessate al tuo lavoro, che prima veniva snobbato dai messinesi, incuriosito, interessato, dice ma mi sta prendendo in giro allora, e invece no, è così che dovrebbe essere, siamo stati noi abituati male. Ok, grazie Ciccio. Ti volevo chiedere un'ultima cosa, però se mi regge un attimo il pennarello, ecco, guarda, sono intrippatissimo con sto gesso. Vista la situazione abbiamo creato una Rione Movie, Rione sarebbe la nostra pagina, che sarebbe praticamente questo, parte dal ginocchio, non so se sta riprendendo, e poi fa. E praticamente è così. No, il dito però è importantissimo, ecco, il dito è importantissimo. Certo. Ecco, esatto. Grazie. Vado, grazie a te. Veramente. Grazie.